dentro ho passato sul CERN, sono andato a vedere l'internazionale e mi vediamo un po' come una galleria tipo. Qui c'è una Parigi però diversa, diciamo così. La testa in giù. Siamo dentro un posto che è mezzo libreria, mezzo dei giochi da tavolo, cioè è un posto da fuori, poi faccio vedere. Il nazionale da fuori, guardate, se c'è. La città. Cosa qua? Ah, dovrebbe essere tipo delle grandi strade che mi metterà su quel mazzo. Qua dietro qua ci sta molto delle creazioni della città, tutta roba in questa grossetta e qua siamo in natura di là. È un dinosauro e basta. In questa stanza vi è tutta la storia della, cioè si comincia a parlare della storia della Boemia e della Repubblica Ceca, e ci sono vari, insomma, periodi e varie caratteristiche di questo periodo così importante, ecco. Gioielli, manufatti, scheletri, importante. Parla del Medioevo qua. Ho scritto in latino. Un'altra lingua. No, quello non è in latino. È in ceco. Qua partiva solo una nobiltà. Questa di anatomia. Stanze minerali, però cioè un pochino, non affascinano tantissimo. Ah, se c'è qualcosa di prezioso. Tipo pezzi di asteroide sì, ancora troppo fighi, però non si è per sé così, cioè, la maggior parte non dicono molto. Ah, vedete lì sopra, c'è un gioco di stelle. Altri minerali, altra roba. Così va avanti, bella. Stanno gli animali preistorici. Un mammute. Sono dei resti delle zanne.
Squalo che mangia tutta la nave. Pezzi di resti o animali o animali o simili. Che animaloni, mega crostacei. Guarda che bel palazzo, stiamo vedendo io all'interno del Museo Nazionale. E niente, se devo trovare altri posti dove andare, perché ho visto la storia di Repubblica Ceca e poi ho visto i minerali, gli animali preistorici, e poi mi sono fermato perché era finita la zona lì, ero ripartito da zero. Qua sto tornando indietro, quindi non ha senso. Sai, devo per forza salire. Ma mi sa che è finito tutto. Vabbè. Altri animali qua. Rinoceronte, penso che qua sia il corpo del rinoceronte all'interno. Adesso andiamo a vedere un po' di animali. E a me gli animali piacciono un po' meno della storia, però. Quelli un po' del passato un po' mi piacciono. Affascinano molto quelli del passato. Non so se non si sentirà molto, però spero di sì. È pieno di gente, ovviamente.
Mazza. Strano questo. Come si chiama? Vediamo un po'. Ceratotherium simum. Ah, è un white rinoceronte, è un rinoceronte bianco. La scimmia macaco. Tutte le labbra già oggi di vari animali. Questi che sono, non so tipo, no, non so i pinguini questi. Vanno tipo qualche. Ecco il. Vistare da quel parte del Covid, da quanto dico. Qua. Questi qua sono tipo i pinguini. Questi qua sono tipo i pinguini, vabbè, non lo so, sono tipo questi qua. Grazie, ma poi ci sono alcuni che sono gli altri animali. Tenaglie di pinguini. Pavone, altro animale. Comunque è abbastanza interessante. Io vado un po' più veloce perché il documento piace un po' meno e perché cioè non ci vuole stare a leggere tutte le cose adesso nello specifico, perché comunque sia devo leggere tutto in inglese e poi e non me la lancio, e poi comunque se no si fa troppo tardi dire, no, comunque c'è altre cose da vedere. Perché sono i animali da Amazzoni? Uff, è accecante questa cosa. Però effettivamente quello che c'è nell'oceano, tipo, sarà un mega acquarione. Quasi sono un mare di d'acqua. Canzoni di Avengers. Crostacei, potrebbero mancare i crostacei, rossissimi sono questi, granchi, che vai alla natura, pietra da cui sentire il mare, sì, pietra, conchiglie, scusate. Una piovra è lunga è la barriera corallina, tipo è tipo la savana, pare un po' altro. Qua da fuori del museo guardate com'è il dentro del museo, assurdo, è absurdo. Vabbè, credo di aver visto tutto, mo aspetto, cioè sta con me che ci siamo separati per vedere il museo e poi andiamo a vedere la cupola.